E diamo la parola ai nostri due. E andiamo allo studio a 113, via, vediamo. Ancora qua, dalla A113. Eccoci. Allora, questa settimana è successa una cosa particolare. Mi sono trovato in una situazione un po' scomoda con una persona particolare e il mio socio qua mi ha lasciato da solo. Io purtroppo non ci sono potuto essere perché era un convegno sulla fusione nucleare e sulle particelle quantiche, dunque non sono potuto esserci. E se ho fatto anche uno schemino per capire cosa sono io che sono andato al convegno, qui Bruno che fa l'intervista. Direi allora, che possiamo sì, mandiamo pure il servizio che è meglio. Slenderman, Slenderman, all the children try to run. Slenderman, Slenderman, to him it's... Buonasera e bentrovati amici di The Gap Protezione Testimoni. Questa sera siamo qui con un ospite particolare. Si tratta di un testimone che ha assistito a situazioni molto particolari. È qui con noi il signor... Grazie Bruno, ma io spero che intanto la mia voce sia stata modificata e che io non sia riconoscibile, perché la mia priorità assolutamente è quella di non essere riconosciuto in quanto testimone appunto protetto. E ti chiedo per l'appunto d'ora in poi, se in qualche modo vuoi chiamarmi, puoi utilizzare l'appellativo di Groib. D'accordo, signor Groib. Entriamo subito nel vivo della questione e inizi pure a raccontarci quello che è successo. E la questione è un po' delicata, insomma. Io, come le avevo accennato dietro le quinte, insomma, lavoro all'interno di questa rete televisiva locale della città, insomma, della città dove ci troviamo. E insomma, c'è stato un personaggio che ha provato in vari modi a entrare, a far parte di questa società, non proprio utilizzando delle tecniche che è normale, nel senso, ha cercato di entrare a tutti i modi e a tutti i costi dentro a lavorare in TV con noi. Ok, signor Groib, ci sta parlando di un argomento che negli ultimi tempi è stato molto alla ribalta per situazioni analoghe che si sono verificate anche su grossi emittenti televisivi, che hanno visto coinvolte persone importanti del mondo dello spettacolo, della televisione e del jet set italiano. È proprio per questo che ho trovato appunto il coraggio di farmi avanti, e vedevo che non era una situazione limitata alla nostra rete, che per quanto possa essere comunque più piccola le reti nazionali e internazionali, però insomma questa persona alla fine ce l'ha fatta, perché sta tuttora lavorando in una trasmissione nuova e quindi in qualche modo da qualche parte deve aver trovato una via più facilitata, e la mia paura è che appunto non abbia utilizzato delle tecniche lecite, se posso utilizzare questa parola, per farne parte. La questione mi incuriosisce in particolar modo. Lei ha parlato di un ragazzo. Ecco, generalmente nelle situazioni che si sentono si tratta per lo più di ragazze, per via della che utilizzano questi sistemi illeciti, diciamo così, sfruttando il loro corpo per entrare in questo settore. No Bruno, se devo essere sincero, in questo caso non ha provato ad attrarmi o comunque a utilizzare delle tecniche, se posso dire, sessuali per entrare. Era tutta una questione psicologica, il modo in cui ti guardava, le domande che ti poneva, che ti risultavano scomode, ma allo stesso modo ti spronavano a dirgli qualcosa. È una persona subdola, è da tenere in considerazione. Ecco, mi scusi se la interrompo. Mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata di un testimone che si è trovato in una situazione analoga. Bene, chiedo alla regia di passarmi pure la chiamata e sentiamo questa persona. Sì, pronto? Mi sentite? Sì, la sento, buonasera. Buonasera, sì, appunto, guardi, stavo seguendo in diretta la trasmissione e mi sono sentito preso in merito perché
Non so sinceramente se si tratti della stessa emittente, però anni fa appunto lavoravo come tecnico informatico e credo di aver visto la stessa persona che sembrava appunto di origini asiatiche e che ha iniziato a farmi domande anche lui molto, molto particolari e molto scomode. Non voglio soffermarmi sui dettagli, però non è stata una bella impressione, insomma. La chiameremo signor Mike, giusto per tenere l'anonimato. Signor Mike, in base ai dati raccolti e le informazioni che ci avete fornito lei e il signor Groib, è chiaro che stiamo parlando della stessa persona. A questo punto ritengo giusto e doveroso nei confronti delle milioni di persone oneste dire di chi stiamo parlando. Io, visto che ho parlato prima con la regia, mi avete garantito il totale anonimato sulla chiamata e non posso far altro che dirlo. E alla fine, niente, la persona di cui si tratta è il signor Scusa Andrea. Un applauso. Grazie. Per questa protezione testimoni, cioè io beh, dico, insomma, guarda. Però anche tu fare quelle cose lì. Ma scusa, ti pare? Almeno non ho chiesto in cambio qualcosa, perché vedo come hai fatto ad andare in TV. Almeno. È un attimo, dice che rapporti, no? Occasionali. Come sei bello l'inquadrato, sì, no? Infatti te basta. Metti pure il numero di cellulare sotto, che così. Sì, con siamo scusa Matteo, siamo metti il numero. Allora, maestro! Bene. Sì? Sì, ci sei ancora vivo? Bene, bene. Allora, io comunque vorrei complimentarmi con Bruno Feder, e Feder, perché davvero creano sempre dei... Cioè, sempre, siamo alla seconda puntata, io non oso immaginare quando arriveremo alla trentesima, infatti, perché create sempre dei servizi davvero originali e quindi davvero un applauso, complimenti. Esatto, grazie a tutti.